Sì, benvenuti su Anita Stories, siamo Anita e Merlino! Merlino ha sostituito Vitale! Vitale là dietro, ma Merlino ha deciso di prendere il suo posto, voleva salire qua sopra e si sta odorando tutto. Oggi andremo a testare 3 gadget per cani. Se non avete visto il video precedente in cui testiamo 4 gadget per cani, andate a vederlo perché abbiamo testato dei gadget super divertenti. Ve lo lascio alla fine di questo video così potete andare a vederlo. Il momento migliore per testare dei gadget per cani è quando sono un po' stanchi, così almeno non cercano di mangiarseli e non li graffiano e non li mordicchiano. Allora, iniziamo subito con il primo gadget. Come sempre vi lascio i link in descrizione di dove li ho comprati, tutti su Amazon comunque. Assistente, passaci il primo gadget! Eccolo qua! Allora, questo primo gadget è una bottiglia dell'acqua per cani. E mi dirai, ma ce ne sono tante in vendita di bottiglie di acqua per cani per quando andate in giro col vostro amico peloso e dovete appunto portare un po' d'acqua per dargli da bere. Questa bottiglia però è speciale. Andiamo subito ad aprirla e a testarla. C'erano 3 colori: celeste, verde acqua, rosa e grigio, e io ho preso per Merlino ovviamente il verde acqua celeste perché mi ricorda il colore dei suoi occhi. Merlino, allora vediamola un po'. Qualcosa si mangia. Ecco, Merlino preferisce salire sul tavolo adesso, si è sdraiato e si è messo comodo. Allora, ci hanno regalato un gadget, penso, e mi penso mangia. Che sia per appenderla. Ciao a tutti, sono Merlino. C'è un pulsante. Ah no, questo dovrebbe essere il clicker, che in pratica è un metodo per addestrare i cani. E cioè, invece di usare i biscottini, i premi, si usa il clicker. Questo. Non penso che lo utilizzeremo perché preferiamo addestrarlo con i comandi vocali e dandogli i biscottini. Anche perché Merlino è un gran mangione. Sì, ma non siamo così tanto esperti, quindi consigliateci pure nei commenti se dovremo provare ad addestrarlo con il clicker. Forse funziona per attirare la sua attenzione. Fatti un po' vedere. Molto bella. Fammi annusare questa cosa. Guarda Merlino, ti piace? Ti piace? Mazzomba! Allora, il contenitore non è grandissimo, è la prima cosa che ho notato. È che in pratica si può premere un pulsante e l'acqua andrà direttamente qua, così farà da ciotola per il cane. Ora la testiamo subito, andiamo prima ad aprirla. C'è anche un laccetto per tenerla appesa alla borsa. Ah! Oppure a Merlino! Ma insomma! Allora, devo dire che Merlino è veramente un cagnolino con 2 padroncini che fanno video, perché gli piace stare di fronte alla videocamera e vi guarda anche. Ma sei bravissimo, Merlino! Allora, vado a riempire questo contenitore d'acqua e vediamo subito se funziona e se a Merlino piace. Allora, nel frattempo Merlino ha deciso di addormentarsi sulle mie gambe. Che bello, sei troppo tenero, amore mio! Merlino, non è che hai un po' di sete per caso? Allora, ecco qua, il mio assistente vitale ha riempito la borraccia, bottiglietta d'acqua. Allora, bisogna sbloccarlo qua, penso, così, perché ora l'acqua fortunatamente non cade, viene bloccata da questo sistema, così è meglio per quando lo portate in giro. Ok, acqua sbloccata. Tieni Merlino, guarda. È bloccato, voglio. Guarda Merlino, guarda. Premiamo il pulsante ed ecco qua, rilascia l'acqua. Vediamo se Merlino la beve. Oh, le crocchette, voglio. Tieni Merlino, tieni. Sì! Funziona! Che schifo, Merlino! Aveva la bocca tutta sporca! Però gli piace? Sì, sta facendo un po' un casino. Diciamo che all'aperto è più comodo, perché tutto il resto dell'acqua cadrà per terra o nell'erba, appunto.
Però funziona e devo dire che è comodo perché si può rilasciare un po' di acqua alla volta e appunto non cade poi. Quindi questo gadget mi piace tantissimo. Oddio Merlino, quanta sete avevi! È antisbrodolamento, diciamo. Insomma, non proprio. Perché Merlino diciamo che è abituato a sbrodolare dappertutto. Sì. Ma quanto sei bello Merlino! Allora, te ne rilascio ancora un po' visto che hai così tanta sete. Caspita! Sta leccando proprio la fontanella da dove esce l'acqua. Oddio! Allora, disastro più totale usare questa borraccia in casa, ovviamente, perché sapete che i cani quando bevono fanno un po' di casino. Merlino, Merlino. Ecco, Merlino continua a bere. Tieni la borraccia. Caspita, ma hai proprio sete, amore mio. No, volevo il gadget. Però nel frattempo questa ombrega d'acqua. Bravissimo amore! Allora, che voto diamo a questo gadget? Ovviamente non è da usare in casa perché avete potuto vedere il casino, però a Merlino è piaciuto un sacco e penso che sia molto comodo e pratico. Quindi gli do un 9,5. Anch'io gli voglio dare un 9,5. Mezzo punto in meno perché la borraccia è un po' piccolina. È vero, sì. Quella è l'unica cosa negativa, che non ci sta tantissimo. Un contenitore più grande sarebbe proprio un bel 10. Sì, concordo, e anche Merlino approva perché gli è piaciuta veramente tanto. Davvero ancora, voglio bere! Date un voto anche voi nei commenti da 1 a 10 a questo gadget e poi alla fine del video vi metterò il sondaggio per farvi votare qual è il gadget che vi è piaciuto più di tutti. E ora passiamo al secondo gadget. Secondo gadget! Ta-da! Che cos'è questo gadget? Abbiamo una palettina per pulire i bisognini dei nostri amici cagnoloni o gattini. Sì! Che cos'è quindi? Una specie di... Anche Merlino lo vuole vedere. Allora, è una specie di paletta che include... La apriamo nel frattempo. Sì? Che include anche dei... Questa è una paletta, è una specie di paletta che si può aprire in base alle dimensioni dei bisognini del nostro animaletto. Sì. Se non sbaglio c'erano anche varie misure in realtà. Sì, c'era anche la misura grande, ma per ora per Merlino va bene questo. Lo cagnolone. E poi dietro c'è un pratico compartimento dove ci sono anche le bustine. Sì. Quindi adesso facciamo una prova. Perché sapete che bisogna sempre raccogliere i bisognini dei nostri amici pelosi, sia che li facciano per strada, sia che li facciano in casa. Ovviamente. Merlino è diventato un bravo cagnolone che li fa quasi sempre fuori. Sì. Allora, praticamente in questa palettina possiamo togliere il sacchetto. Sì. Vediamo. Oh, quanto è grande sto sacchetto? È un po' troppo grande. Eccolo qua. Si toglie il sacchetto. Nel frattempo si sta mangiando il tavolo. Quindi bisogna togliere il sacchetto, aprirlo e inserirlo all'interno. Fermo Merlino, mamma mia. Oh. Così si copre. Ok, ho capito. Poi bisogna aprire in base alla dimensione. Abbiamo praticamente una palettina con il sacchetto. E facciamo finta che questo è il nostro bisognino del ovviamente non vi facciamo vedere quelli veri. Oh, vi farebbe un po' schifo. Merlino, guarda come funziona, guarda. Praticamente se questo è il bisognino, si va così con la palettina. Scatta pure. E si poi chiude. La busta si toglie così, così non dovete insomma toccare il bisognino. Ma siamo troppo contenti, finalmente! È fantastico questo gadget! Questo lo adoro, sì, lo userò sempre praticamente! Pure tu lo vuoi usare! Anche Merlino lo vuole usare per i suoi bisognini! No, è fantastico questo qui, è davvero il mio preferito per il momento. Io voto questo! Sì, sono penso che ninja. Sia utilissimo soprattutto se si è in giro per strada. Sapete, esatto, che a volte è complicato raccogliere tutta la cacchetta dei nostri amici pelosi. Soprattutto bisogna prendere subito la bustina, esatto, e raccoglierla. Invece con questo è tutto già pronto, sarà. Praticamente tu ti porti via solo questo, te lo attacchi pure qui e sei pronto. Anche perché rimane pulito, perché praticamente una volta messa la bustina non c'è nessuna parte a contatto con il bisogno del nostro amico riveloso. Prendiamo Merlino. Infatti io pensavo che si sarebbe sporcata ogni volta la palettina, invece no, avendo una busta anche all'esterno non si sporca, quindi questo gadget è veramente io voto 10! Fantastico! Voto 10! Io gli do un voto
10 perché aiuterà tantissimo a raccogliere tutti i bisogni di Merlino. Sì, 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 sono super contento. Voto 10! E voi che voto gli date da 1 a 10? Scrivete nei commenti. E ora passiamo al terzo gadget. Terzo gadget! Questo gadget è un gadget super divertente. In pratica, con questo gadget, anzi, prima lo apro, vediamo se riuscite a indovinare. Dov'è Merlino? Non è proprio un gadget, diciamo. È un qualcosa di molto divertente. Un cremoso! Ta-da! Allora, non so se riuscite a capire da qua, ma è una criniera da leone. In pratica, se volete trasformare il vostro cane in leone, basta prendere questa, in più ha una cinghietta per stringerla, così se il vostro cagnolino è più grande o più piccolo. Ovviamente non è da lasciare sempre al cane, è giusto per divertirsi un momento, fargli qualche foto da leone, fargli qualche video. Però se gli dà fastidio ovviamente non va lasciata troppo tempo. Io sono troppo curiosa di vedere Merlino stile Re Leone. Secondo me diventa bellissimo se se la lascia mettere. Vediamo. Il Re Merlino! Il Re Merlino, è vero! Eccoci qua. Allora, si inserisce da qua. E io devo stringerlo un po' perché Merlino ha solo 5 mesi. Quindi... è già incuriosito, guarda. Sì, ho paura che lo voglia già mangiare. Bravo, Merlino! Si tira così! Già lo vuole mangiare, eh? Ecco qua. Oh, ma che belluccino! Vediamo un po'. Allora, le orecchiette vanno dentro. Merlino, fatti vedere. Vediamo se riusciamo a sistemarglielo. Oddio. Secondo me se lo sta già mangiato tutto. Da qua dietro sembra davvero un leone perché ha lo stesso colore quasi. Ah, ecco. Merlino ha trovato il suo giochino. La cinghietta. Ah, no. Merlino. 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 Merlino! Allora, lui pensa che sia un pupazzetto, uno dei suoi giochi. Ma oddio, stava benissimo! Mi è venuto troppo da ridere quando l'ho visto sotto forma di leone. Proviamo a risistemarglielo, vediamo se riusciamo a vederlo meglio perché è fantastico. Bravo! Allora, ecco qua. Mangia la frutta. Siamo riusciti a metterglielo dandogli il suo frutto preferito, e cioè la pera. Ma guardate quanto è bello! È stupendo! Mi fa troppo ridere! È fantastico! Ciao Merlino, sei proprio un leoncino! Vieni qua! No, il leoncino visto più da vicino, ma quanto è bello! Merlino, sei proprio un leoncino stupendo! Wow. Adesso immaginatelo mentre sbadiglia, però con il ruggito del leone. Che bello che sei! Come leoncino, sei stupendo! Questo terzo gadget, come divertimento 10, assolutamente 10. È super divertente vedere il proprio cagnolino trasformato in leone, però appunto vieni qua, vieni. Al cane potrebbe dare fastidio. Infatti, soprattutto sì. Se è agitato, perché adesso Merlino si era un po' agitato e quindi quando si agita vuole giocare con esatto. Tutto, mangiare tutto, ha solo 5 mesi. Ta-da! Ok, adesso che è più calmo se lo fa mettere meglio. Sì, ma sei bellissimo. Questo cagnolino leoncino! Bravo Merlino, tieni, ti meriti proprio un pezzo di pera! Quindi vi consigliamo, se comprate questo gadget e volete vedere anche i vostri cani trasformati in leoni, metteteglielo quando sono tranquilli, rilassati, non in modalità gioco. Esatto. Così non se lo tolgono. È troppo bello! Sto cercando ancora la pera. Merlino, mamma mia questo cagnolone! Ridere. Con le orecchiette da leone! Troppo ridere. Quindi come voto a questo gli do un 8,
perché appunto dipende da cane a cane, esatto, se, sì, se lo vuole lasciare sopra o no. Adesso che sa che gli do la pera, non si lamenta proprio. Ma che bello giro che sento. Il nuovo Re Leone, il Re Merlino. Sgancia la pera. E come sempre ci siamo divertiti troppo. E anche Merlino. Merlinetto, l'ho provato la pera. Fateci sapere se volete vedere un terzo episodio in cui testiamo altri gadget per cani. E andate a vedere quello precedente. Ve lo lascio qui. Qui. Lasciate un bel mi piace. E ora vi lascio quattro caselline su cui cliccare. Cliccate su quella che preferite. E buona visione. Ciao anche da Merlino.